Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 15, episodio 170, Mio Podcasting. Ciao! Revisioni e definizioni nel breve, medio, lungo periodo con World 3 Roadmap Theory. Di questa bloggata ne ho già un po' parlato, comunque praticamente ci ho fatto un podcast a parte sulla calendarizzatoria e la mappatura. Comunque in quest'altro podcast andremo a espandere una serie di concetti che nel podcast precedente non c'era. Dunque, in questa bloggata, se siete interessati a espandere il tema, il link lo trovate in descrizione, sarete catapultati sul blog Mio Radar. Ecco, in questa bloggata sono raccolte a mappatura una serie di previsioni di eventi, ma soprattutto di processi che spiegano la detonazione futura di guerre puniche 2 nel Mediterraneo entro il 2050 e una probabile terza guerra mondiale in Asia al 2050. Comunque si può immaginare appunto una definizione di lungo periodo di 42 anni, 2050-2008. Il medio periodo è un quartile del lungo periodo, quindi 0,25 per 42 fa 10,5 anni. Quindi quando si parla di medio periodo all'interno della World War 3 Roadmap Theory ci si riferisce a 10,5 anni. La definizione di breve periodo invece è un decile per lungo periodo, quindi 0,10 per 42 fa 4,2 anni. Quindi nella World War 3 Roadmap Theory, quando si parla di breve periodo, ci si riferisce a un arco di tempo di 4,2 anni. Il futuro non è noto e non è scritto e non è nemmeno calcolabile, ma qualcosa del futuro è già possibile conoscerla usando appunto lo strumento della pianificazione strategica. E troverete qui una serie di podcast che vi introducono alla che cos'è la pianificazione strategica, cosa sia il ruolo importante degli eventi sentinella con cui squarciare le nebbie del medio periodo, cosa sono gli interstizi razionali in scenario planning, il falso mito che scenario planning sia utopie, ucronie e distopie, e poi una serie di playlist di cui poi ci ho fatto anche un podcast specifico. Vi rinvio al podcast sul collasso dell'Italia, la rovina del penisola italiana, di presentazione. E andiamo quindi alla calendarizzazione, ossia alla mappatura dei rischi e dei processi. Al 2050, una detonazione di World War 3 in Siberia, probabile ma non ancora ineluttabile al 2050, oppure detonazione di terza guerra mondiale entro il 2050. È anche possibile un disaccoppiamento guerre puniche 2 e terza guerra mondiale rispetto alla più probabile terza guerra mondiale e poi guerre puniche 2, in quanto gli attrattori caotici in Asia e nel Mediterraneo sono diversi tra loro. Al 2050 nel Mediterraneo è attesa almeno una guerra punica 2, mentre entro il 2050 è attesa una sola terza guerra mondiale in Asia, ottimisticamente calendarizzata e mappato il suo rischio entro e non oltre il 2050, questo per ragioni storico-statistiche. Al 2050 sarà esplicitato, poi ne andremo a parlare di cosa vuol dire esplicitare, uno dei tre scenari che sono le condizioni dello stato del mondo: falso ritorno all'età dell'oro, catastrofe ultravioletta, surrogazione inerziale esplosiva oppure un suo interstizio irrazionale tra questi tre scenari. Tutti scenari che sono non avversi a terza guerra mondiale, quindi questi tre scenari attualmente riscrivono il contesto più opportuno che poi sarà disegnato dalla storia per descrivere l'ambiente economico di Terra 2050. Detonazione di guerre puniche 2 nel Mediterraneo entro il 2050, questo è un evento certo ed ineluttabile. Eventi di levata di Cartago, fase iniziale di guerre puniche 2, anche questo è un evento certo nel 2050, rumore di fondo è impredecibile e a noi non interessa. È scomparso già dal 2016 l'universo ottimista e la possibilità di raggiungerlo. L'universo pessimista è lo scenario delle condizioni iniziali del Mediterraneo 2050 che appare il più probabile a descrivere il contesto della detonazione di guerre puniche 2.
L'universo atteso è lo scenario delle condizioni iniziali del Mediterraneo 2050 che appare il meno probabile a descrivere il contesto della detonazione di guerre puniche 2. Veniamo poi ai processi, che sono quelli che, processi storici, che definiscono la detonazione di guerre puniche 2 quanto di terza guerra mondiale in Asia. Abbiamo gli eventi di accelerazione politica, poi abbiamo gli eventi appartenenti all'insieme della polarizzazione ambientale, gli eventi appartenenti all'insieme della polarizzazione economica, eventi appartenenti all'insieme climate change e poi una serie di eventi appartenenti all'insieme eventi neutri rispetto alla trendline storica. Poi troverete nella mia bloggata una serie di podcast sulla cosa sono gli attrattori caotici verrassondaici e la ripetitività della storia nella storia del pacto delle guerre puniche 2. Veniamo poi al decennio 2040 e decennio 2050. Questo ci ho fatto un podcast in specifico, per cui vi rinvio a all'altro podcast. Io qui vi dico rapidamente che se volete espandere questa mappatura dei rischi, il link lo trovate in descrizione. Abbiamo in emersione uno dei tre scenari, con ritroviamo sempre i soliti cause di dei processi eventi appartenenti all'insieme climate change, eventi appartenenti all'insieme della polarizzazione economica, eventi appartenenti all'insieme della polarizzazione ambientale, eventi appartenenti all'insieme dell'accelerazione politica, eventi appartenenti all'insieme degli eventi neutri rispetto alla trendline. E poi abbiamo una serie di condizioni iniziali al contesto nel Mediterraneo, per cui l'universo pessimista appare il più probabile, mentre l'universo atteso appare il meno probabile. Decennio 2030 è in affioramento, sempre la stessa situazione con gli stessi processi che non ve li sto a dire. Decennio 2020 è invece in appalesamento. Ecco, che cosa vi posso dire? In sostanza, praticamente in certi punti nel dossier Aquamarcia si parla di ineluttabilità di terza guerra mondiale nel XXI secolo, in quanto il criterio storico di valutazione sugli eventi futuri di XXI secolo collima con le logiche e le decisioni strategiche prese dall'URSS, l'Unione Sovietica, sino alla Comunità degli Stati Indipendenti. Quindi l'oggetto di analisi sulla Comunità degli Stati Indipendenti e sull'URSS e su quanto è accaduto dal 1918 fino ad oggi. E se si guarda quello che è accaduto dal 1918 fino ad oggi, ecco, si può dire che la terza guerra mondiale in Asia è già ineluttabile. Considerando però invece un criterio storico più ampio, quindi dallo zarato russo, quindi dal 1500 fino ad oggi, la terza guerra mondiale in Asia è soltanto molto probabile. Esiste infatti il precedente storico della vendita della Russia agli USA dell'Alaska nel 1867, e questo precedente rende plausibile la possibilità della vendita della Siberia russa nel 2050 a tutti i grandi player asiatici che necessiteranno di migrare: Iran, India, Pakistan, Bangladesh e Cina. Differenze tra appalesamento, affioramento, emersione ed esplicitazione, dunque sono termini abbastanza intuitivi che definiscono un diverso livello di avanzamento e sua concretizzazione degli scenari. Con il tempo lo scenario emergente disegnato dalla storia converge su uno scenario, oppure molto probabilmente in un interstizio collocato tra uno o due scenari. Quindi appalesamento: nell'appalesamento abbiamo che pochi driver e o elementi qualitativi o direttrici di analisi degli scenari si sono verificati e o si stanno verificando. Affioramento: alcuni driver e o elementi qualitativi e o direttrici di analisi degli scenari si sono verificati e o si stanno verificando. Quindi la differenza tra l'affioramento e l'appalesamento è che nell'appalesamento ci sono pochi elementi che cominciano a comparire tra i quattro scenari sulle direttrici di analisi. Nell'affioramento abbiamo sempre un numero ristretto di eventi che praticamente si appalesano su tutti e quattro gli scenari, ma il loro numero incomincia a essere superiore rispetto a quello che si nota nella fase di appalesamento, è anche abbastanza intuitivo. Emersione: un discreto numero di driver e o di elementi qualitativi o direttrici di analisi di uno o due scenari si sono verificati o si stanno verificando. Quindi la differenza tra emersione e affioramento
che nell'emersione, appunto, abbiamo un discreto numero di eventi che stanno incominciando a convergere, e se la loro densità, quindi il loro numero, cresce rispetto agli eventi che sono stati registrati in fase di affioramento, e lo scenario emergente incomincia a convergere su uno o due scenari, quindi mescolandosi tra uno o due scenari si ritrova praticamente il grosso di quello che sta emergendo dallo scenario emergente. Questa è la fase di immersione, in cui lo scenario emergente incomincia praticamente, i processi incominciano praticamente a canalizzarsi verso, praticamente in emersione, verso quello che poi sarà il futuro. Poi abbiamo la esplicitazione, in cui tutto quanto oppure la maggioranza dei driver e degli elementi qualitativi o direttrici di analisi di uno scenario si sono verificati. Attenzione, nella esplicitazione è diversa dalla emersione, perché nella esplicitazione o si è pianificato bene, e stando con la scenario planning, che è un processo, si monitora quello che le variabili chiave, e si fa attenzione che non vi siano praticamente wildcard che vadano a distruggere praticamente le variabili chiave. Se non ci sono wildcard, sia perché si è pianificato bene o perché le wildcard sono estremamente improbabili, quindi durante il passare del tempo queste wildcard non affiorano, la pianificazione praticamente è corretta. Di conseguenza si ha la fase di esplicitazione, in cui tutto quanto si è pianificato incomincia a trovare, diciamo, un riscontro negli eventi, oppure una buona parte, una larga parte delle direttrici di analisi si verificano magari, ma non tutto di uno scenario, magari ci sono pezzi in cui non si sono verificati, e qui vi riporto all'importanza della logica fuzzy. Ma proprio per questo, però, nella fase di esplicitazione ci si incomincia lo scenario emergente, una buona pianificazione praticamente si distacca da praticamente o si proietta verso un unico scenario, che è improbabile però può accadere, oppure lo scenario emergente si colloca in un interstizio reazionale che è molto vicino a quanto pianificato, per cui in fase di esplicitazione la maggioranza di driver o degli elementi qualitativi o delle direttrici di analisi di uno scenario si sono verificati, e solo in modo marginale un pezzo dello scenario non si è verificato. Di conseguenza vuol dire che questo sarà poi pianificato bene, e questa è la differenza tra esplicitazione, emersione, affioramento ed appalesamento. Dunque, poi c'è una serie di note, perché nella calendarizzazione strategica del XXI secolo, la morte dell'Unione Europea appare la sua evoluzione in USE. Quindi, perché nella calendarizzazione strategica del XXI secolo, appunto, l'evento della morte dell'Unione Europea oppure la sua evoluzione in USE sono eventi che appaiono molto probabili, tanto che appaiono già accaduti nel 2040 e quindi altamente palesabili tra il decennio 2020 e il 2030. Ecco, di questo andremo a parlare proprio, ci ho fatto un podcast specifico nel decennio 2020, 2030 e 2040, in particolar modo decennio 2030 e 2040. Il podcast vi rinvio, qui ve lo accenno rapidamente, in modo banale, perché i processi che impattano sul futuro dell'Unione Europea nel XXI secolo sono fortemente dipendenti dal destino dell'Italia, il cui esito, il destino dell'Italia, è già oggi in larga misura inferibile, in modo molto probabile, già oggi. Poi, perché nota 4, nella calendarizzazione strategica, quindi nella mappatura strategica, il default o Italex con disgregazione e dissoluzione dell'Italia in nuovo medioevo appare un evento molto probabile, tanto da essere già accaduto tra il decennio 2020 e il decennio 2030. Qui vi rinvio al podcast di cui praticamente parlerò proprio in specifico di questo, perché il destino dell'Italia è già stato scritto, bene o male. Per maggiori informazioni confrontare con le bloggate linkate, oltre alle varie playlist di podcast. Se vi interessano questi temi potete andare a ascoltare il podcast specifico in cui vi vado a discutere proprio sui temi del decennio 2030 e 2040, oppure andare a cliccare sul link per espandere i temi della bloggata. Questo è il podcast dedicato praticamente alla mappatura del decennio a venire, previsioni e definizioni nel breve, medio, lungo periodo con World War III Roadmap Theory.
Il link, se siete interessati a questi temi, vi riporta alla mia bloggata, dove appunto nella mia bloggata troverete un po' tutto, sia i discorsi, il link, risorse, altre bloggate precedenti, podcast, c'è praticamente tutto, è esposto in modo per decenni. Se vi aspettate, diciamo, di trovare i dati certi, cascate male, perché più di si parla di processi essenzialmente di XXI secolo all'interno di decenni, quindi non è possibile scendere ad una grana più sottile di un decennio, che è già praticamente possibile farlo, non è possibile andare oltre, ma è già possibile farlo, perché una serie di informazioni sono già abbastanza note. In particolar modo vi invito, se non l'avete fatto, andare a fruire il podcast relativo al praticamente il collasso dell'Italia, in cui sono già sostanzialmente elencati tutti gli impatti e le logiche economiche di collasso Italia, che è un bel podcast che praticamente vi aiuta in sostanza a vedere quali sono gli impatti del collasso d'Italia, la rovina della penisola italica nel XXI secolo, drammi di primario, secondario, terziario e in rapporto poi alla pianificazione di universo atteso e universo pessimista. Ok, perché appunto è già dal 2016 che l'universo ottimista è scomparso, scomparendo e anche scomparsa la possibilità di raggiungerlo. Niente, questo è un po' più o meno tutto. Per questa puntata è tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.